Naufragio. Papa esprime dolore per vittime di Cutro durante Angelus. Fermare trafficanti. Esprimo il mio dolore, ha detto il Papa all'Angelus, per la tragedia avvenuta nelle acque di Cutro presso Crotone. Prego per le numerose vittime del naufragio, per i loro familiari e per quanti sono sopravvissuti. Manifesto il mio apprezzamento e la mia gratitudine alla popolazione locale e alle istituzioni per la solidarietà e l'accoglienza verso questi nostri fratelli e sorelle. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie. I trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti. I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte. Le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti. Che il Signore ci dia la forza di capire e di piangere, ha concluso il Papa. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Via Crucis a Cutro per vittime naufragio, in testa al corteo croce realizzata con resti relitto affondato. Un migliaio di persone hanno partecipato alla Via Crucis organizzata dalla Vicaria di Belcastro e di Isola Caporizzuto in memoria dei migranti vittime del naufragio di domenica scorsa a Steccato di Cutro. In testa al corteo la croce realizzata su incarico di Don Francesco Loprete, parroco di Le Castella di Isola Caporizzuto, dall'artista Maurizio Giglio, con i resti del barcone affondato. Abbiamo voluto realizzare questa croce, ha detto Don Francesco, per ricordare i tanti innocenti morti nel naufragio. Questo dramma non si cancellerà mai dalle nostre menti. Dopo 2000 anni Cristo è ancora in croce. Tante le autorità civili e religiose presenti, il vescovo di Crotone, Angelo Raffaele Panzetta, che ha detto: "Siamo qui animati dalla speranza e in spirito d'unione con i nostri fratelli musulmani, nel silenzio e in preghiera, dietro la croce salvifica". Presente anche l'arcivescovo di Cosenza Giovanni Cecchinato, il vescovo di Lamezia Terme Serafino Parisi, l'imam Mustafa Akik, sindaci e parroci provenienti dalla diocesi di Crotone. Con loro anche una delegazione di vigili del fuoco e carabinieri. La croce è stata portata dai fedeli delle varie parrocchie, con l'ultimo tratto sulla spiaggia affidato ai sindaci. Il parroco di Le Castella, Don Francesco Loprete, promotore della croce in legno, ha sottolineato che la stessa è stata realizzata per ricordare i tanti innocenti morti nel naufragio e perché questo dramma non si cancellerà mai dalle nostre menti. Dopo 2000 anni Cristo è ancora in croce. Il vescovo di Lamezia, già parroco a Steccato di Cutro, ha aggiunto: "Avremmo voluto accogliere queste persone da vive e non da morte. A noi non ci fanno paura i vivi, ci inorridiscono i morti". La Via Crucis ha raggiunto la spiaggia all'imbrunire con diverse candele accese e l'emozione dei presenti. La croce in legno è stata donata alla parrocchia di Steccato di Cutro, ma sarà utilizzata anche come simbolo di questa tragedia in altre iniziative. Naufragio a Crotone, atteso in settimana il Consiglio dei Ministri a Cutro. Potrebbe svolgersi in settimana il Consiglio dei Ministri a Cutro, annunciato sabato scorso dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo la tragedia dei migranti avvenuta 8 giorni fa e costata al momento 70 vittime. Conferme arrivano da fonti vicine al governo e dallo stesso ministro degli esteri Tajani, che in un'intervista al Corriere della Sera afferma: "Lo faremo in settimana anche per dare un segnale, ma nessuno ha la bacchetta magica". Intanto, sul fronte delle indagini, dopo le iniziative della Procura di Crotone, titolare dell'inchiesta, si attendono le determinazioni della Procura di Roma, a cui sono stati presentati più esposti da parte di alcuni parlamentari per verificare se ci siano responsabilità in capo al Ministero dei Trasporti e al Ministero dell'Interno. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Naufragio migranti nel Crotonese, pool avvocati assisterà gratis parenti delle vittime. Un pool di legali assisterà gratuitamente i familiari dei migranti vittime del naufragio avvenuto domenica scorsa a Steccato di Cutro nei procedimenti penali che scaturiranno delle indagini della Procura della Repubblica di Crotone. Analoga assistenza sarà garantita anche ai sopravvissuti del naufragio. Il pool è composto dagli avvocati Luigi Ligotti, ex sottosegretario alla giustizia, Mitia Jaluz, ordinario di diritto processuale penale, e Vincenzo Cardone e Francesco Verri, cassazionisti esperti di diritto penale internazionale.
Siamo stati incaricati da numerosi familiari delle vittime del naufragio, affermano in una nota i quattro penalisti, di rappresentarli nei due procedimenti penali iscritti dalla Procura della Repubblica di Crotone. Il primo ha già condotto all'arresto di alcuni presunti scafisti che rispondono nei reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo, quale conseguenza della violazione dolosa delle leggi sull'immigrazione. Il secondo procedimento mira a raccogliere gli elementi per valutare se ci sono responsabilità per il mancato soccorso in mare. In entrambe le indagini forniremo il nostro attivo contributo anche per mezzo di ricerche e investigazioni difensive per accertare i fatti e proseguire eventuali responsabilità. Siamo a nostra volta molto disponibili, come certamente lo è la Procura della Repubblica, a ricevere segnalazioni e indicazioni da parte di chiunque ne sia in possesso. Abbiamo fiducia, a ragion veduta, nell'attività della Procura della Repubblica di Crotone, che potrà contare in ogni momento sul nostro ausilio, secondo quanto prevedono regole e procedure. L'assistenza legale ai sopravvissuti e alle famiglie delle vittime, dicono ancora i quattro avvocati, è il nostro modo di sostenere anche moralmente le centinaia di persone che hanno perso i loro familiari. Collaboreremo inoltre con i difensori delle altre persone offese, degli enti e degli organismi che decideranno di assumere un ruolo attivo nei procedimenti. Tragedie migranti, donne, SP, CGIL, Hauser, Chiera Valle Centrale non dovevano morire. Il coordinamento donne SPCGL e il circolo Hauser di Chiera Valle Centrale esprimono profonda tristezza e immenso dolore per il naufragio di migranti avvenuto sulla spiaggia di Steccato di Cutro il 26 febbraio scorso. È una tragedia che colpisce i più intimi dei nostri sentimenti e il nostro cuore. Purtroppo non è che l'ultimo drammatico episodio che accomuna il destino di tanti esseri umani, quello di perdere le loro vite nelle acque del Mediterraneo. Secondo l'Organizzazione Internazionale per la Migrazione, sono almeno 26.000 le persone morte nel mare Mediterraneo negli ultimi 10 anni. Insomma, il nostro mare è diventato un buco nero che ingoia esistenze, un grande cimitero. L'Europa, tradendo i suoi valori di libertà e democrazia, è sempre più una fortezza inespugnabile. Accordi con governi autoritari, barriere, muri e fili spinati ne impediscono l'accesso a migliaia di donne, uomini, bambini e bambine in cerca di pace, in cerca di un posto dove vivere dignitosamente, lontani da guerre, persecuzioni, dittature, fame e sete. Non possiamo restare indifferenti. Il ministro degli interni, che lo sottolineiamo, ha giurato sulla Costituzione della Repubblica Italiana e quindi si è solennemente impegnato a rispettarne anche i principi. Nelle ore immediatamente successive ha dichiarato non dovevano partire. Non diciamo non dovevano morire. Di fronte a fatti come questi è necessario schierarsi, prendere posizione e il coordinamento donne SPCGL, il circolo Hauser di Chiera Valle Centrale sono senza se e senza ma dalla parte dei migranti, del loro diritto a vivere, del loro diritto a spostarsi per trovare migliori condizioni di vita, della loro dignità. Noi siamo e saremo sempre dalla stessa parte. Noi, il prossimo 8 marzo alle 11:30, saremo sulla spiaggia di Steccato di Cutro a depositare mimose per onorare tutte quelle donne e quegli uomini e sognando una vita migliore per sé e per i propri figli, hanno invece trovato una morte ingiusta nel nostro paese. Le donne e gli uomini dell'OSP, CGL, Hauser, Chiara Valle Centrale. Follia nel Vibonese, parroco aggredito in sacrestia. Indagini in corso sull'aggressione ai danni del parroco di San Costantino Calabro, Don Oreste Borrelli. L'aggressore, 46 anni, del luogo, è già noto alle forze dell'ordine per vari reati, dalla rapina ai furti ai danni di persone anziane del paese, sino al furto di energia elettrica. Il sacerdote è stato aggredito e spintonato al muro nella sacrestia della chiesa di San Costantino Calabro dal 46enne in cerca di denaro. Sono stati alcuni fedeli ad accorgersi di quanto stava avvenendo ed a prestare aiuto al sacerdote. Al contempo l'aggressore è stato portato fuori dalla sacrestia ed allontanato. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Reggio, nomina di bombardieri, CSM contro Consiglio di Stato. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato incarico all'Avvocatura dello Stato di presentare ricorso contro il Consiglio di Stato per la sentenza di annullamento della nomina di Giovanni Bombardieri a capo della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Contro la scelta di Bombardieri, decisa dall'organo di autogoverno dei giudici del 2018, aveva presentato ricorso nel 2020 l'attuale sostituto procuratore generale della Cassazione, Raffaele Seccia, già procuratore di Lucera, in provincia di Foggia. Nonostante il rigetto di primo grado dinanzi al TAR Lazio, Seccia si era rivolto al Consiglio di Stato, che lo scorso maggio gli aveva dato ragione.
Il CSM all'unanimità aveva invece riconfermato nel luglio del 2022 Bombardieri come procuratore della Repubblica a Reggio Calabria, scelta annullata una seconda volta il 27 gennaio scorso dal Consiglio di Stato. L'Avvocatura dello Stato dunque ricorrerà contro quest'ultima sentenza del Consiglio di Stato per errore di fatto, revocazione e per adire le sezioni unite della Corte di Cassazione per eccesso di giurisdizione. A Montalto accende il fuoco con l'alcol e resta ustionata. Attimi di panico e di apprensione ieri si sono consumati nel territorio di Montalto Ufugo per quanto accaduto a una 45enne, una professionista della sanità rimasta gravemente ustionata. La donna, MC di nazionalità straniera ma residente nel comune, ha riportato serie conseguenze sul 50% del corpo a causa di un incidente domestico. Da una prima sommaria ricostruzione si è appreso che all'interno della propria abitazione, infatti, la malcapitata pare fosse intenta ad accendere il caminetto con del liquido infiammabile, forse dell'alcol, come si usa fare in tante case. All'improvviso però sarebbe stata investita dalle fiamme, frazioni di secondi che tuttavia, per la violenta aggressione del fuoco, sono bastati a provocare sul corpo della donna scottature profonde al viso, al collo, al torace e agli arti superiori. Le urla disperate della giovane che cercava di spegnere le fiamme che le ardevano la pelle hanno subito fatto scattare le richieste di soccorso. Momenti interminabili di attesa e di sofferenza, sia per la 45enne che, essendo di professione un'operatrice sanitaria, ha capito subito la gravità delle ferite che si stavano aprendo sul suo corpo, sia per chi era vicino a lei e cercava disperatamente di aiutarla in attesa dell'arrivo dei medici. Sul posto è giunto tempestivamente un mezzo di soccorso. La donna è stata dapprima stabilizzata sul posto e subito dopo è stato disposto il suo trasferimento d'urgenza all'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza. Giunta nel nosocomio Bruzio e dopo le prime cure necessarie, medici e infermieri hanno ritenuto necessario, attraverso l'elisoccorso, trasferire la donna presso il Centro Grandi Ustionati di Bari. In Puglia, appena arrivata, è stata ricoverata nel reparto di rianimazione a causa delle ustioni estese su più parti del corpo e lì la giovane donna resterà in cura fino alla completa guarigione. Autonomia differenziata di Bartolo, silenzio della maggioranza regionale che prima ha preso i voti dei calabresi. Il disegno di legge sull'autonomia differenziata presentato dal ministro Calderoli è stato approvato in conferenza Stato-Regioni con il voto contrario dei presidenti della regione Campania, Emilia-Romagna, Toscana e Puglia. È presente il silenzio della maggioranza regionale e degli esponenti nazionali del centrodestra calabrese dopo il voto favorevole del presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto. E critica la posizione del segretario provinciale del PD di Vibo Valentia, Giovanni Di Bartolo, che rileva che nessuna presa di posizione è stata inoltre registrata da parte di amministratori locali di centrodestra. Gli stessi prenditori dei voti dei calabresi, aggiunge, rimangono ora indifferenti di fronte all'assegno in bianco che porta la firma del presidente Occhiuto. Ad avviso di Di Bartolo è necessaria un'operazione verità, non più rinviabile, per fare i conti con il meccanismo del federalismo fiscale che negli ultimi 10 anni ha sottratto centinaia di miliardi di euro alle regioni meridionali, negando diritti sociali e civili a oltre 20 milioni di persone. Per l'esponente democratico, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi da garantire sulla base delle effettive esigenze dei territori attraverso strumenti e risorse adeguate è un punto di primaria importanza, rimasto ancora drammaticamente inattuato. E su questi argomenti conclude che intendiamo proseguire la nostra azione sui territori e nelle sedi istituzionali per portare le ragioni della crescita e dello sviluppo del Sud al centro dell'agenda politica. Provincia di Catanzaro, l'ente che rinuncia a governare. Da qualche giorno, sull'albo pretorio online dell'amministrazione provinciale di Catanzaro, è stata pubblicata la deliberazione numero 53 del 27 febbraio scorso, con il quale il presidente della provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile, ha fornito ai settori tecnici un atto di indirizzo poco comprensibile che ha la palese ambizione di rinunciare a governare. L'oggetto della deliberazione, titolata Atto di indirizzo annullamento bandi di gara lavori per la messa in sicurezza strade provinciali, dal titolo si potrebbe pensare ad una sorta di rinuncia della provincia a mettere in sicurezza le strade provinciali. Ma che senso può avere una delibera con queste intenzioni? La lettura del dispositivo non aiuta certo a capire la linearità di tale provvedimento, paventando la presenza di un superiore interesse pubblico dovuto alla crisi finanziaria dell'ente di diverse valutazioni per soddisfare le esigenze del territorio, quali si richiede ai dirigenti di annullare i bandi di gara richiamati nella delibera stessa e finalizzati alla manutenzione e gestione ordinaria delle strade.
L'obiettivo, sicuramente non ben descritto, dovrebbe essere quello di ottenere un maggior numero di interventi di taglio dell'erba sulle strade e conseguentemente meno manutenzione ordinaria. Tale atto di indirizzo probabilmente andava fatto prima della pubblicazione dei bandi di gara, ora invece la delibera interferisce con l'attività di gestione. Peraltro, i bandi di gara che il presidente Mormile intende revocare contengono tutti dei capitoli nei quali è previsto il taglio dell'erba sulle strade. Non si comprende quindi perché si debbano revocare, considerato che si tratta di regolari aste pubbliche. Allo stato attuale, la gestione dell'ente appare in stato confusionale. È in affanno la procedura finanziaria di riequilibrio pluriennale, sottoposta ultimamente alla richiesta dei chiarimenti degli organi preposti, che comporterà la rimodulazione del piano e, nella incertezza della sua approvazione, la condotta amministrativa attuale potrebbe prefigurare scenari di dissesto. Nei corridoi di Palazzo di Vetro, tra i dipendenti, c'è sempre più il timore di vedere travolta la loro serenità e quella delle loro famiglie, anche a causa di strane rivoluzioni nella macchina amministrativa. Sulla crisi finanziaria aleggia il silenzio e il Consiglio provinciale non viene coinvolto da mesi. Il gruppo consiliare PD da sempre ha dimostrato collaborazione, rinunciando molto spesso a fare opposizione, poiché il fine ultimo è quello di salvare l'ente. Ci pare però che ora sia giunto il momento di intervenire con forza per scuotere il Presidente e i consiglieri che lo sostengono e ricondurli a maggiore senso di responsabilità nell'assumere decisioni, con l'obiettivo di evitare scenari di deriva amministrativa. È necessario farlo per la salute dell'ente, per la dignità professionale di tutti i dipendenti e per garantire alle nostre comunità una provincia autorevole e ben governata. Il gruppo consigliare del Partito Democratico, Gregorio Gallello, Mario De Onofrio e Raffaele Mercurio. Provincia Catanzaro, il presidente Mormile risponde ai consiglieri del PD. Apprendo dalla nota stampa diramata dai consiglieri provinciali del PD, Gallello, Mercurio e De Onofrio, del forte stato di preoccupazione che li affligge riguardo le sorti dell'ente intermedio. All'inizio ho pensato che facessero riferimento allo stato di indebitamento strutturale, all'abituale utilizzo di cassa vincolata, ai gravi ritardi e sofferenze su molteplici appalti, sia sulla viabilità e sia sull'edilizia, di vitale importanza per l'economia del territorio e per la qualità dei servizi da erogare. O ancora li immaginavo sorpresi per la gestione del grande patrimonio dell'ente e della sua mancata valorizzazione, dell'incapacità di dare risposte ai cittadini e alle amministrazioni comunali e di dar seguito ad importanti programmazioni in svariati settori, magari professando mea culpa verso una riforma Delrio che ancora oggi autorevoli esponenti del loro partito propugnano e difendono. Ho creduto che l'incomprensibilità di certe decisioni volessero riferirla, ad esempio, alla rinegoziazione decisa in passato di consistenti masse debitorie in estinzione entro i successivi 12 mesi e inspiegabilmente riprodotte sui successivi decenni per ottenere manovrabilità finanziaria, non di certo utilizzata per abbattere o contrastare le insufficienze di bilancio sopra menzionate e che oggi gravano per complessivi 11 milioni di rate annui da restituire. Li credevo insomma al nostro fianco, in quello che pensavamo e continuiamo a pensare debba essere un grande impegno assunto con i cittadini e i colleghi amministratori verso il risanamento e la normalizzazione dell'ente provinciale, che non può certo prescindere da una corretta e graduale riorganizzazione dell'apparato burocratica. Tuttavia il problema per la minoranza potrebbe anche essere questo, considerato che si definisce strana rivoluzione della macchina amministrativa, una volontà riorganizzativa che ovunque verrebbe esercitata a fronte della risaputa e rovinosa condizione in essere. A far specie ad un amministratore di grande esperienza e risaputa capacità, quali sono Gallello, Mercurio e De Onofrio, sfugga che in provincia sia arrivato il momento di attuare quello che probabilmente hanno loro stessi attuato per i loro comuni. Assumendosi, come giusto che sia, la responsabilità di scelte che solo una malsopita frustrazione può spingerli a definire rinuncia a governare. Come a dire che i problemi ci sono e sono grandi, ma questo non ci esime dal compiere fino in fondo il nostro dovere, cercando di amministrare la cosa pubblica e il denaro dei cittadini con lo spirito del buon padre di famiglia, per non sperperare inutilmente neanche un centesimo delle pochissime risorse disponibili, oppure, per dirla in maniera comprensibile, anche alle loro latitudini, non siamo qui per pettinare le bambole.
Ciò detto, appurato che per i sopraddetti consiglieri è prioritario che si appalti l'ordinaria manutenzione nei modi predisposti, proviamo ad entrare analiticamente nelle motivazioni alla base del contestato atto di indirizzo del Presidente per l'annullamento dei bandi di gara sulle strade provinciali. Per la viabilità che assomma circa 1.800 km di estensione suddivisi in 12 reparti, la provincia di Catanzaro potrà disporre per l'ordinaria manutenzione di risorse del bilancio 2023 pari a 1 milione di euro, che al netto dei vari oneri ed IVA si riducono alla cifra di 73.000 euro di lavori per ciascuno dei 12 reparti. Una somma ridicola a fronte del dovuto, e basterebbe leggere la relazione tecnica e le 100 pagine del capitolato speciale d'appalto di ogni singola gara per rendersi conto che alcun risultato potrà essere raggiunto con tali somme, viste le dimensioni e le problematiche esistenti. Lascia interdetti l'affermazione dei consiglieri di minoranza, secondo cui i capitolati delle gare prevedono lo sfalcio dell'erba, dimenticando però di precisare che tutte le categorie dei lavori da eseguire saranno compensate a misura con il prezzo previsto, non relativo all'legato. Tradotto, fin dove si arriverà con quei soldi si farà e su tutto il resto stenderemo il consueto pietoso velo del completo abbandono. Anche qui le eccezioni mosse lasciano stupiti in considerazione dell'effettiva condizione in cui da svariati anni versano le nostre strade provinciali e per come le stesse si presentano durante la stagione estiva. I consiglieri di minoranza sembrerebbero dimenticare la vocazione turistica della nostra provincia, oltre che disconoscono le diffuse lamentele che al riguardo provengono da quasi tutta la maggior parte delle amministrazioni comunali e per il mancato sfalcio dei bordi strada. L'intento perseguito con il contestato deliberato è proprio quello di rendere funzionali ed utili le poche risorse disponibili ed evitare di confondere due tipologie di interventi tra loro dissimili. Confusione che in passato ha generato molti problemi e sovrapposizioni non facilmente gestibili anche per oggettiva carenza di personale e di risorse. Sono chiamati ad assunzioni di responsabilità e a trovare soluzioni utili alla collettività, non solo ad attivare procedure di comodità. In sintesi, date le risorse disponibili, preferiamo ottenere un buon risultato solo con lo sfalcio e lasciamo volentieri ai consiglieri di minoranza il privilegio di iscriversi al partito del nulla di fatto. Invece, riconosco ai consiglieri che tale atto indirizzo probabilmente andava attivato prima di arrivare alla revoca e quindi riconosco che per mia colpa deve esserci qualche difetto di comunicazione con la dirigenza, di cui mi assumo tutte le responsabilità. Quando un amministratore pubblico sostiene di non saper ammettere la propria inadeguatezza, lo dico a me stesso e mi premetto di rimarcarlo anche ai consiglieri Gallello, Mercurio e De Onofrio, solo al fine di preservare quella provincia autorevole e ben governata che dichiarano di auspicare. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Cardinale, presentato il bando di valorizzazione dei borghi. Ci sono voluti 4 anni di intenso lavoro per rendere fruibile il progetto messo in piedi dall'amministrazione comunale per quanto riguarda la valorizzazione del borgo attraverso la nocciola che a Cardinale è elemento identitario, risorsa del territorio e fattore di sviluppo, un progetto da 1,5 milioni di euro. La giunta, guidata dal sindaco Danilo Stagliano, li ha resi noti nel corso di una partecipata assemblea che si è tenuta nella sala di consiglio comunale. Un bando importante, rilevante. Noi siamo il 35esimo comune finanziato su 356 offerte presentate, quindi significa che il nostro era un progetto veramente di rilievo, un progetto importante, è stato ritenuto importante dalla commissione che l'ha valutato. Stasera presentiamo finalmente quella che sarà l'esecuzione di questo progetto. Abbiamo presentato la scheda nel settembre del 2018. Siamo a fine legislatura quasi, siamo a marzo 2023, finalmente siamo riusciti a partire con i lavori perché i 2 anni di Covid sono stati devastanti anche da questo punto di vista, quindi finalmente ci siamo riusciti, avremo finalmente un centro storico degno di questo nome con una pavimentazione in pietra locale come dicevo nel mio intervento durante la presentazione e naturalmente a contorno ci sono tante altre iniziative tipo il cammino sulle fontane, un percorso itinerante, poi abbiamo la sistemazione di un progetto sulla
con la Fondazione Crisea sulla scoperta delle proprietà nutraceutiche della nocciola. Abbiamo sentito poco fa l'intervento del professor Alcaro, presidente della Fondazione Crisea, appunto, e per la prima volta, diceva il professor Alcaro, un comune investe 100.000 euro nella ricerca. Questo ci ha dato merito di questo, perché noi vogliamo che la nocciola sia il punto di partenza per far risollevare questo nostro paese anche dal punto di vista economico. Prima di farle una domanda politica è molto importante, quanto può crescere questo paese con questo progetto? Cardinale ha delle potenzialità enormi, noi stiamo lavorando tantissimo per farlo crescere dal punto di vista turistico, abbiamo in procinto un progetto per il turismo esperienziale, portare a Cardinale una fetta di turismo che non si era mai vista prima nei nostri territori, perché il turismo esperienziale è quello che va per la lunga in questo periodo e noi stiamo lavorando anche su questo. E poi la possibilità che anche dal punto di vista agricolo cresca, perché Cardinale a questo punto c'è richiesta di più nocciola, quindi c'è bisogno che più braccia si dedicano pure all'agricoltura. Di solito i progetti si fanno alla vigilia dell'elezione, questo li fa onore perché li fa molto prima la presentazione di questi progetti, Sindaco. Beh, siamo alle soglie quasi delle elezioni, come tutti ben sanno ormai la nostra lista è in campo per la riconferma, io sono ricandidato alla carica di sindaco, la nostra squadra rimane pressoché mutata rispetto a quella che è stata 5 anni fa e noi penso che abbiamo lavorato non bene ma benissimo, abbiamo avuto finanziamenti per circa 10 milioni di euro. Come dicevo prima però siamo un pochettino in ritardo con l'esecuzione dei lavori perché i 2 anni di Covid sono stati devastanti da questo punto di vista. Ricordo che 2 anni sono stati di fermo totale, quindi stiamo ripartendo adesso, abbiamo questo progetto che Cardinale non ha mai avuto un finanziamento così importante, 1,5 milioni di euro si è visto solo per quanto riguarda la sistemazione delle pendici di Collina Costa, ma quello è un intervento a gestione commissariale più che altro, quindi il Comune ci ha messo, ci ha messo dal suo ma non più di tanto perché la gestione del commissario è delegato. E questo non è il nostro finanziamento più importante, noi abbiamo 1.600.000 euro sull'asilo di Novalba, abbiamo piccoli finanziamenti da 50.000 euro ciascuno del GAL per quanto riguarda un sentiero per un percorso di trekking e la sistemazione delle 2 fontane che sono rimaste fuori da questo progetto, abbiamo affidato da poco 450.000 euro sulla strada che porta in montagna, dopo che ne abbiamo già utilizzato quasi 500.000 su quel tratto di strada. Abbiamo avuto un ulteriore finanziamento di 450.000, ma ci sono tanti altri finanziamenti in itinere, tanti progetti già finanziati che devono partire solo all'esecuzione dei lavori. Abbiamo affidato delle progettazioni, 2 sono di rilievo, sono molto importanti. Uno è un affidamento alla progettazione per quanto riguarda uno studio idraulico sul tratto di Fiumicinale per far sì che l'indice di rischio idrogeologico possa essere abbassato finalmente per quanto riguarda l'area del fiume. Io veramente punto a che venga tolto completamente, però perlomeno speriamo che possa essere abbassato. Un'altra progettazione è stata fatta su Novalba, è stato fatto l'affidamento da pochi giorni per andare a verificare le condizioni delle case popolari di località Novalba, per poi poter chiedere un finanziamento per risistemarle tutte quante. Quindi noi siamo un'amministrazione che, benché a fine mandato, stiamo continuando a lavorare per il bene del nostro paese. Sicuramente saranno 2 le liste che si affronteranno qui a Cardinale, Danilo Stagliano da una parte e Nicola Salva dall'altra. Un suo pensiero sul suo avversario? Beh, al momento non lo si può dire, l'unica cosa certa è che io ci sarò. Perché al momento di ufficiale non c'è nulla, sono voci che circolano. Nicola Salvi è un amico, ci mancherebbe altro, però naturalmente se è il candidato a sindaco, come si sta dicendo in questi ultimi giorni dall'altra parte, sarà un avversario politico, sarà l'avversario politico per eccellenza, senza dubbi, perché essendo il candidato a sindaco sarà l'avversario politico per eccellenza. Noi facciamo la nostra parte, continuiamo a lavorare e speriamo che siamo certi che andrà bene, più che bene, perché i risultati li abbiamo portati. Dicevo prima, 10 milioni di euro sono un traguardo importante per Cardinale, che saranno investiti tutti sul territorio. Io penso che abbiamo lavorato benissimo, mi ripeto, per l'ennesima volta, quindi meritiamo la riconferma. Presente all'evento, oltre al sindaco di Torre di Ruggero, Vito Roti, anche il consigliere regionale del PD, Ernesto Alecci.
Sì, beh, innanzitutto complimenti all'amministrazione comunale di Cardinale, al sindaco Daniele Staglianò, ma a tutta la sua giunta, i suoi consiglieri e ai progettisti, perché Cardinale ha presentato un progetto tra oltre 300 comuni ed è entrato nei 75 finanziati. Un progetto importante che vedrà non solo riqualificare il borgo dal punto di vista urbanistico, quindi le vie rese ancora più caratteristiche con la pietra, togliendo magari il cemento e l'asfalto, ma soprattutto anche l'esaltazione di quella che ormai è un prodotto tipico, riconosciuto non solo in Calabria ma anche al di fuori della Calabria di questo territorio, che è la nocciola, e che, come diceva il professore Giosuè Costa, ha anche delle proprietà dal punto di vista nutritivo importanti e può essere un motore anche per l'economia, non solo alimentare ma anche turistica. Quindi credo che ci siano veramente tutti gli ingredienti per far sì che Cardinale possa vivere anche e soprattutto della nocciola, unita anche al turismo enogastronomico. Insieme ai suoi boschi credo che sia sulla strada giusta, e quindi complimenti all'amministrazione di Cardinale e ai suoi progettisti, perché credo che nei prossimi mesi, nei prossimi anni inizieremo a toccare con mano i risultati. Come abbiamo visto e sentito nei vari comunicati stampa, nei vari filmati che abbiamo visto, c'è Ernesto Lecci, che è consigliere regionale, che si sta impegnando per tutto il territorio della Calabria, non solo per quello soveratese e né quello delle Preserve. Sì, è vero, io quando ero sindaco a Soverato ricordavo i consiglieri regionali che venivano solo nel periodo delle elezioni, chiedevano i voti, poi sparivano, non si vedevano più, non giravano i territori, stavano chiusi negli uffici. E io non voglio ripetere gli errori fatti in passato da chi mi ha preceduto, quindi sono sempre presente sui territori per quello che posso a portare avanti le istanze da un'opposizione, quindi un lavoro un po' più complicato, però comunque le porto avanti, le porto in consiglio regionale, all'interno anche del Palazzo della Cittadella a Catanzaro, per far sì che qualcosa, insomma, possa cambiare in un territorio bellissimo come il nostro e come sta testimoniando oggi Cardinale, ha tantissime potenzialità che sono lì ferme, pronte ad essere espresse. Quindi quando ci sono poi delle persone di buona volontà con le giuste competenze, ecco che poi i risultati arrivano sempre. San Nicola da Crista da record, il Rosarno passa a Gasperina. In una giornata senza pareggi, tutto invariato in testa con la capolista San Nicola da Crista, che mantiene 6 punti di vantaggio sul Virtus Rosarno a 10 giornate dal termine. Graduatoria immutata anche in basso con le ultime 8 tutte sconfitte. Soltanto il Badolato appare fuori da ogni gioco, virtualmente salvo e lontano dalla zona playoff. La primatista San Nicola straccia ogni record, centrando la 10ª vittoria consecutiva. L'imbattuta prima della classe supera in trasferta il Real Mileto con lo Iacono, Cannitello, sul rigore e Spina al primo centro stagionale. Replica in trasferta poi il Rosarno, che ha sbancato il rettangolo del Gasperina con i gol nella ripresa di Carbone e Ocampo. Dopo 2 pareggi di fila, Borgia riassapora il gusto della vittoria, violando il campo del Martelletto Settingiano. Vittoria in rimonta dopo il vantaggio dei padroni di casa con Campagna. Ci pensa Strangis e Russo a regalare il successo agli uomini di Mister Fioretti. A braccetto Chiaravalle e San Calogero Calimera, che chiudono la zona playoff. Entrambe si sono imposte tra le mura amica, il Chiaravalle prevalendo sulla Rombiolese, che ha rotto l'iniziale 0-0 con Virdò. Una doppietta di Zaffino e un singolo centro di Maida consentono la rimonta. Il San Calogero invece ha piegato la Nuova Valle. Ospiti in rete con Vitaliano, locali con Maccarone, Filì, Monteleone e Soriano. Non perdono Terno, Real Pizzo e Guardavalle. I primi hanno liquidato a domicilio il Prasar, con il capocannoniere Iaite e un'autorete. I secondi si sono imposti in casa dell'Accademia Girifalco, con Minervino, Nesci e Primerano. Gol bandiera di Tauri, successo interno del Badolato sul Real Montepaone, decide Papello. Questi i risultati e la classifica. Accademia Girifalco Guardavalle 1-4, Badolato Real Montepaone 1-0, Chiaravalle Rombiolese 3-1, Gasperina Virtus Rosarno 0-2, Martelletto Settingiano Borgia 1-2, Nuova Parghelia San Nicola da Crista 0-3, Prasar Real Pizzo 0-2, San Calogero Nuova Valle 4-1. La classifica: San Nicola da Crista 55 punti, Virtus Rosarno 49, Borgia 48, San Calogero 43 punti, Chiaravalle 42 punti, Real Pizzo 40 punti, Guardavalle 40 punti,
Badolato 29, Prasar e Gasperina 24 punti, Real Montepaone 20, Martelletto Settingiano 18 punti, Rombiolese 17, Nuova Parghelia 10, Nuova Valle 8, Academy Girifalco 7 punti. Con una partita sofferta si riesce a conquistare 3 punti contro la Rombiolese, ma c'è questo rammarico per questa partita persa con il Borgia, presentissimo. Beh, questa partita è stata difficile come tutte d'altronde, perché noi ci mancavano 3-4 elementi importanti, però chi li ha sostituiti ha fatto pure altrettanto bene. Presidente, la mossa nel secondo tempo, l'entrata del secondo Zaffino? Eh sì, il secondo Zaffino è un attaccante di peso che si allena sempre con continuità, finora ha giocato poco, però quelle volte che il mister l'ha impiegato ha sempre fatto il suo dovere e oggi si è visto, ha fatto un bel gol, ci ha dato la possibilità di pareggiare e poi vincere. Ci sarà un finale abbastanza caldo per quanto riguarda la zona playoff? La zona playoff piano piano si delinea, mancano ancora altre 9 partite, noi diciamo che abbiamo delle partite difficili, anche perché le partite vanno affrontate col piglio giusto, sono altre 9 partite, da qui a un mese poi si deciderà chi farà i playoff e chi vincerà il campionato. C'è bisogno ancora una volta di mandare un messaggio a tutto Chiaravalle che venga allo stadio ad incitare questa squadra, questa società che sta veramente mettendo l'anima in campo e fuori campo. Chiaravalle purtroppo c'ha questa carenza, le persone non seguono la squadra, quindi la squadra la teniamo noi da soli, si può dire, perché c'è pochissima gente che si avvicina. Chiaravalle è stato sempre così. Fondamentalmente potrebbe fare tanto, però sui fatti diciamo che sono pochi. Quando bisogna mettere pure le mani nella tasca, tutti quanti si tirano dietro, Presidente. No, le mani nella tasca non ne mette nessuno, la squadra la tengo io da solo con la mia azienda, perché piace a mio figlio, se no non avevo modo di fare la squadra a Chiaravalle per nessuno. Mi ha dato lo spunto per parlare di storia giovanile e bisogna dire che se Cardinale e Gagliato sfondano di ragazzi, la scuola calcio di Chiaravalle non riesce tanto ad emergere anche per questo. No, non è questione che siamo partiti tardi, quindi il Chiaravalle, diciamo che io ho preso le ceneri della scuola calcio, perché la scuola calcio c'era, era una scuola calcio pure importante che poi si è persa. Poi chi è stato l'autore lo sa, però giustamente noi siamo partiti in ritardo anche per fare la squadra dei piccoli, quindi quello che c'era abbiamo trovato, quello che c'era per fare la squadra e c'era rimasto poco, perché poi tutti erano andati, chi ha Gagliato, chi ha Cardinale, chi ha Soverato, giustamente. C'è la possibilità di emergere? Ma si può fare tutto, bisogna capire un attimino chi. Allora, più siamo, più si collabora e più le cose vanno. Se uno è solo, cerca di fare quello che può. Già una squadra come il Chiaravalle, che l'anno scorso diciamo, ha fatto un campionato per la salvezza, e gli altri anni addirittura si salvava ai play-out, quest'anno il Chiaravalle può ambire al salto di categoria anche tramite i play-off. Quindi già. Primo anno che sotto la gestione già abbiamo fatto un grosso passo avanti rispetto agli anni prima di chi c'era, perché fino agli anni prima Chiaravalle faceva campionati anonimi, adesso quest'anno siamo nei primi posti, quindi abbiamo già una soddisfazione se raggiungiamo l'obiettivo minimo che era quello dei playoff. Aspettando sempre il San Nicola qui in casa. Per me il San Nicola, come l'ho detto sempre, è una squadra che il campionato secondo me l'ha già vinto, però la matematica ancora non lo dice, perché c'è il Rosarno pure che vince pure, però il San Nicola merita la posizione di classifica perché non ha perso mai un colpo e quindi è giusto che sia lì. Gli altri ci giochiamo il posto in promozione tramite la lotteria dei playoff. La Viola ha trovato la strada al tappeto, la Virtus Padova.
Come in una partita a scacchi, la Viola disegna il suo piano gara con pazienza e aspetta il momento giusto per piazzare il colpo vincente. E la scelta di attaccare gli uomini migliori di Padova paga dividendi. In una gara sempre in equilibrio, l'uscita per falli di Ferri e Paolin fa maturare il crescendo vincente. Il capolavoro di Bolignano è riuscire a togliere punti di riferimento alla difesa ospite. I 5 uomini in doppia cifra sono l'emblema di una sfida fatta di letture e attacchi al ferro. Equilibrio iniziale spezzato da 2 triple di fila di Farina dall'angolo, ma la Viola in difesa fatica a trovare le misure al play di Nicolao, che a turno si beve Marchini, Bischetti e Balic. Paolin firma il controsorpasso di Nicolao, della lunetta il primo strappo ospite. Bischetti dalla lunetta accorcia, ma il 5-0 di fine quarto è ancora griffato De Nicolao, che chiude al decimo con 14 punti e il 100% al tiro. Ad inizio secondo quarto, Ideao allunga, ma un gioco da 4 punti di Farina riporta sotto in Nero Arancio. Addirittura Baby La Quintana con un cost to cost e ancora Farina materializzano il nuovo vantaggio di casa. Gli arbitri non sono impeccabili, tollerano e puniscono senza una coerenza. Il duello Spizzichini-Paolin guida il finale prima dell'intervallo, al quale Reggio arriva col minimo vantaggio e un significativo dominio al rimbalzo. Botta e risposta al rientro in campo, Padova tiene lunga la difesa pressando il portatore, si accede a sprazzi Ferrari tenuto bene da Farina. Bel canestro di Spizzichini su assist di Marchini, Cecchinato al 24esimo riporta avanti i 20. Il time out della Viola disegna 2 attacchi di Farina, un tap in Davis e la granata di Balic danno uno strattone. Cecchinato e Ferrari con un rimbalzo offensivo impattano nuovamente il punteggio. Spizzichini e un libero di De Nicolao aprono l'ultimo periodo. Un tecnico a Tiperti regala il pareggio a Paolin. Ci pensa ancora Balic con una tripla ignorante a spingere la Viola avanti. Ferrari guida il controbreak di 6-0, ma i nero-arancio non mollano e in difesa riescono a sporcare gli attacchi e a svettare al rimbalzo. Sale in cattedra Marchini, che costringe al quinto fallo Ferrari. Davis fa lo stesso con Paolin e la Viola, nonostante sia sotto nel punteggio, ha l'inerzia in mano. La tripla di Marchini è il segnale, lo 0-2 ai liberi del migliore tra gli ospiti di Nicolao la conferma. Spizzichini e 2 libere di Ice, Balic, a 10, dalla fine mettono in ghiacciaia il match. La tripla di Venier serve solo a tenere sulle corde sino alla sirena Marchini ai liberi. Non fallisce e firma il 6° successo stagionale, nonché l'aggancio a Bergamo.